Immaginatevi di essere ad una festa, è una sera d'estate, è il compleanno di Monica, Monica compie 50 anni ed è il momento della torta. Tutti le sono intorno, tutti gli invitati, e arriva il regalo. Lei lo prende in mano, è una sorpresa, non sa di cosa si tratti, ed è una sorpresa al quale stiamo lavorando da molto tempo tutte le persone intorno a lei e quindi sono molto emozionate. Apre il pacco e vede un libro, un grande libro colorato, non capisce ed inizia a sfogliare e poi pian piano inizia a realizzare che quello è il libro della sua storia. C'è dentro il suo passato, c'è dentro il suo presente ed è fatto delle tante piccole storie raccontate da tutte le persone che le vogliono bene. La sua mamma ha raccontato di quando è nata, i suoi figli, e sono dei ventenni maschi, quindi già farli scrivere è stata un'impresa, l'hanno scritto una lettera. C'è chi le ha scritto e dedicato delle storie, chi le ha fatto delle confessioni, chi ha fatto dei disegni, anche dei fumetti. Persino il suo gatto c'è dentro a farle gli auguri, dal gattese tradotto da Giacomo, suo figlio. È un'emozione grandissima, stupore, meraviglia. Monica poi ci ha raccontato che bello ricevere un regalo così, il più bel regalo in 50 anni. Sapere di essere nel cuore delle persone, sapere che ti stanno pensando mentre tu non sai niente, sapere che tu sei importante per loro. Dovrei nutrirmi di più di questo pensiero, ci ha detto. Quanto è importante sentirci apprezzati, valorizzati, riconosciuti. Io alla fine di questa TED, quando farete la standing ovation e applaudirete, mi sentirò benissimo. E lo chiamo effetto ossitocina. Si parla di ossitocina come l'ormone della gravidanza, ma l'ossitocina, Polzac ha dimostrato che è anche quell'ormone che si produce quando diamo e riceviamo dei feedback, sia positivi, sia in chi li dona, sia in chi li riceve, quindi starete benissimo anche voi dopo la standing ovation. Ed è un ormone che genera fiducia, che genera contentezza, che aumenta l'empatia. Eppure, quante occasioni abbiamo per dire ad una persona ti voglio bene e non la utilizziamo? Non un ti voglio bene generico, ma un ti voglio bene specifico, pensato. Perché sei importante per me, che cosa hai fatto di importante per me? Perché anche solo sei una presenza importante nella mia vita. Qualche settimana fa ero al funerale del papà di una mia amica del liceo, non me lo ricordo il papà, ma sono state dette delle parole bellissime. E mentre ero lì che ascoltavo, mi dicevo, come spesso mi dico ai funerali, ma queste cose gliele hanno mai dette? Perché dirgliele quando non le può più ascoltare e non dirgliele in vita? Ecco, Memoramia è nata così, intorno all'idea del dono, intorno all'idea di dare valore, creare valore per le relazioni, intorno all'idea di far circolare apprezzamento, gratitudine, affetto, intorno all'idea di onorare la vita delle persone, la vita delle famiglie, la vita delle aziende, delle imprese, la vita delle amicizie e degli amori. La nostra storia è iniziata così. Era una grigia mattina d'inverno, sono andata a bere un caffè con Rosy e parlavamo delle nostre situazioni lavorative non così felici e poi cercavamo idee che non sono arrivate, non sapevo ancora della curiosità e di farsi curiosi come dicevano oggi e quindi torno a casa e sfoglio un articolo di un giornale che parla del mestiere del personal historian americani e boom, un'esplosione nella testa. Io sono vecchietta, non so se qualcuno di voi si ricorda il film Blues Brothers. Ho vissuto quella sensazione lì, John Belushi, in chiesa, ah, la luce, ho visto la luce, ho visto cosa, ho visto con chi, ho visto cosa fare. Ho alzato il telefono e ho fatto subito 4 telefonate a 4 donne, 4 amiche. E poi ho scritto un messaggio a Maria Pia e sono andata a trovarla. Maria Pia sta combattendo con una malattia feroce. Questa malattia le ha tolto la parola e le ha tolto la possibilità di muoversi. Questa malattia le ha stroncato la vita a metà, le ha tolto un lavoro che amava tantissimo.
Lei ha un passato da imprenditrice e sento che è la persona giusta per aiutarmi. E decide Maria Pia di darmi una possibilità. Così la settimana dopo siamo tutte lì da lei e racconto la mia visione. Raccoglieremo le storie delle persone. Le aiuteremo a scrivere. Io non sono una scrittrice di biografie. Io aiuto a scrivere le persone la loro biografia, a raccogliere i loro ricordi, a raccogliere le memorie di famiglia per trasformarle in libri bellissimi, in libri veri, in libri che verranno regalati a familiari e ad amici. Ma soprattutto questa idea è che Memoramia sarà regalata. Saranno i figli, saranno i nipoti, saranno i compagni che chiederanno ai genitori, ai nonni e regaleranno il nostro servizio e gli chiederanno di raccontare la loro storia. Così tutte le donne, tutte le ragazze salgono a bordo, la mia visione diventa una visione condivisa e cominciamo. Non è il nostro mestiere, nessuna di noi ha mai fatto un libro. Allora iniziamo a formarci, studiamo, creiamo flussi, studiamo il mercato e ci prepariamo finché a un certo momento sento che è ora di cominciare con la prima storia e bam, questa volta non è un boom, di boom ne ho conosciuti tanti nella mia vita dopo questo, ma anche di bam ne ho conosciuti tanti, questo boom primo è stato che ci ritroviamo io e Pia da sole. Le altre si tirano indietro troppo presto, non so se è quello che proprio voglio fare, non mi sento ancora pronta. E noi partiamo, con la prima biografia, la storia di Opi, voluta da sua figlia. Ci ritroviamo da Maria Pia, io intervisto, lei sbobina, reintervistiamo, lei risbobina e compone e tra lacrime di commozione abbiamo pianto e abbiamo riso anche tanto, con facilità, con fluidità nasce il primo libro. E quando Opi lo vede e lo stringe tra le sue braccia, è una commozione talmente grande che sentiamo di aver fatto qualcosa di bello e vogliamo proseguire. Così, tra tanti libri e tanti altri prodotti che sono nati dopo, il tributo, quello che è stato regalato a Monica, dove tanti raccontano di uno, i poster, dove si celebrano i traguardi dai 18 agli 80 anni e i laboratori autobiografici, continuiamo e cresciamo in questi 8 anni. E a noi si uniscono altre persone, altre donne. Sulla strada incontriamo Agata, Patrizia, incontriamo Mariangela, Cristina, e anche Raffaella e Federica qui a Bologna. Perché raccontarvi questa storia? Io credo molto nel potere delle storie. La scrittura autobiografica è una straordinaria forma di cura di sé. Anche leggere le storie di vita degli altri ha molteplici poteri. Ci aiuta a comprenderci, a comprendere. Ci può aiutare a consolarci, ci può ispirare. Mi ricordo il caso di una cliente che era venuta da me chiedendo di aiutare la sua mamma a raccontare la sua storia. Tra l'altro oggi ho sentito parlare delle donne ingegnere. Lei è stata una prima donna a laurearsi al Politecnico nella sua specialità ed è diventata poi professoressa al Politecnico di Torino. E sua figlia voleva soprattutto che procurarle compagnia, aiutarla a darsi uno scopo, che la malattia non le permetteva più di muoversi e di fare quanto faceva prima. Ma non era tanto interessata alla sua storia. Però poi quando l'ha letta, quando ha visto il libro, mi ha raccontato di come leggere e capire le difficoltà che aveva affrontato sua mamma durante la vita, le scelte difficili che aveva fatto, l'aveva avvicinata a lei affettivamente. E anche un altro caso di un cliente che ci raccontava di come, avendo regalato il libro dei parenti, le aveva poi scritto una nipote una lettera commovente ringraziandolo perché attraverso la sua storia, la conoscenza dell'infanzia, dello zio e quello che aveva raccontato, ha potuto conoscere e capire la storia del suo papà che non aveva mai conosciuto. Insomma, scrivere, leggere, anche donare, scrivere una storia per altri, come nel tributo, chiedere di scrivere una storia hanno un grande potere. È un grande dono sapere che siamo importanti per qualcuno. E poi, soprattutto, io credo nel potere delle tante piccole storie che noi raccontiamo, e raccontiamo noi stessi e magari raccontiamo anche agli altri. Ci sono storie che sono
molto potenti, ci liberano, ci permettono di crescere, ci permettono di volare, come diceva oggi una speaker, e ci sono storie invece che ci limitano, ci ingabbiano, ci frenano. Molte di queste storie ho ripensato, ripercorrendo con la memoria, riandando con la memoria nel nostro percorso di questi anni. Ho ripensato alle storie che bloccano dall'esprimere il nostro affetto. Ci sarà tempo, magari metto in imbarazzo la persona. Non è così importante, tanto lo sa che gli voglio bene. Ho pensato alle storie che ci tengono legati ad un posto di lavoro, io le conosco molto bene. Quelle storie che mi raccontavo, che sono le storie di dovrei, devi, sforzati, dovresti essere felice di avere un lavoro sicuro, di responsabilità, sforzati di andare d'accordo con tutti, anche se stavo malissimo e se il mio lavoro era in un ambiente che non mi piaceva. Poi ci sono le storie che ci impediscono di lanciarci in un nuovo lavoro. Ricordate, siamo partiti in 6 e ci siamo trovati in 2. Ci sono anche le storie che raccontiamo, che ci raccontiamo su chi siamo e chi non siamo. Anna, tu sei un'ottima spalla, non sei creativa, non sei una buona commerciale, questo mi raccontavo. Oggi devo mettere a freno la mia creatività, che mi lancia in tantissimi progetti, soprattutto di donne e con le donne. E quanto alla mia capacità commerciale, vi devo dire che sono finita dai wedding day ai golf club a vendere alle madame torinesi, sono di Torino e Memorami è nata a Torino, i nostri servizi, senza pudore. Ecco, io credo che soprattutto noi donne... soprattutto noi donne... molti talk di oggi ci invitano a questo. Abbiamo bisogno di rompere con quelle storie che alimentano la disestima, che nutrono la disestima. Sono le storie che iniziano con io non sono abbastanza, io non sono, io non posso. Molto spesso ci vediamo molto meno di quanto siamo e di quanto possiamo essere. Per me è stato straordinario sentire come le donne rispondono solo al 100% degli annunci. Io sono così, in effetti, 100%. Ok, queste storie che ci raccontiamo sono tante. C'è ancora una storia sulla quale voglio portare l'attenzione ed è la storia intorno al tema del successo. Per lungo tempo mi sono raccontata che per avere successo tu devi diventare universalmente famosa ed avere un sacco di soldi, se no la tua non è un'attività di successo. Bene, vi dirò qua oggi che noi non siamo diventate ricche e non siamo neanche famose, però penso siamo una realtà di successo. Il nostro successo è la gioia e la gratitudine che ogni libro regala ai nostri clienti, agli autori, ai lettori. E la relazione che creiamo con loro. Ieri ero al telefono con Renzo, 93 anni, sta scrivendo la sua bellissima storia e mi sta portando in un mondo che non esiste più. Racconta di quando non si spalava la neve, ma si andava con le slitte in città. Il nostro successo è il team che abbiamo creato. Siamo un gruppo di donne, siamo amiche, ci vogliamo bene. Ci sosteniamo a vicenda, ci diamo feedback sinceri per migliorare e abbiamo incastrato questa creatura nelle nostre vite complesse. Se ho contato bene, abbiamo 16 figli, adolescenti. Adesso mi hanno detto che l'adolescenza arriva fino ai 28, quindi sono tutti adolescenti. E con i nostri lavori, perché facciamo tutte un altro mestiere. Io sono coach, ci sono altri coach, ci sono insegnanti, ci sono artiste, ci sono giornaliste tra di noi. E poi c'è Pia, che ha la sfida e la sfiga, se si può dire ad una te, la sfiga più grande. Questa malattia debilitante che però non l'ha frenata e anzi ha più coraggio di tutte noi. E c'è di grandissimo stimolo e continua a essere il nostro fulcro e il nostro momento di ispirazione. Sì, siamo una realtà di successo. Le storie che ci raccontiamo
modellano la nostra vita. Non ne siamo così consapevoli, soprattutto delle storie limitanti che ci fanno soffrire. E ci fanno soffrire perché noi le scambiamo per realtà. Pensiamo di non poterle cambiare. Eppure se ci fermiamo, se iniziamo a fare attenzione, a raccogliere i pezzi della nostra vita, a raccontarla, anche a scriverla, magari possiamo assumere una nuova prospettiva, possiamo avere uno sguardo diverso sul nostro passato e sulla nostra vita. Questo è quello che succede a molti dei nostri clienti. Arrivano da noi, invitati da un figlio, generalmente da un figlio, e la prima cosa che ci dicono è: ma la mia vita non ha niente di speciale, non merita di essere raccontata. E poi scoprono, scrivendola, che invece merita di essere raccontata. Non tanto perché è un dono per qualcuno, ma per loro stessi. Perché riannodare i fili, ripercorrere, reinterpretare, permette di acquisire veramente, di attribuire dei nuovi significati, di comprendere le proprie scelte, di dare un nuovo senso. E spesso è un grande invito a vivere più profondamente la scrittura. Ecco. Quante storie noi possiamo cambiare se ci fermiamo un attimo e le osserviamo e ci chiediamo: e se mi raccontassi un'altra storia? Se invece delle storie di impossibilità mi raccontassi forse è possibile, se trovo qualcuno che magari mi aiuta o qualcosa che mi aiuta. Se invece delle storie di non ce la posso fare, mi chiedo cosa può aiutarmi a farlo. Se invece delle storie di devo, sforzo e fatica, mi racconto delle storie di desiderio, di voglia, di piacere, di quello che è veramente importante per me e cerco come delle azioni, degli impegni per portarlo avanti. Ragionare e riflettere sulle storie mi ha aiutato molto ad essere qui oggi con voi. Sono stata per settimane intrappolata nella sindrome dell'impostore. Io avevo una vocina sottile che mi sussurrava: Anna, Andrea si è sbagliato, non so perché ti ha chiamato, cioè in fondo non hai fatto mica niente di così importante, e Memoramia non è così importante da essere raccontata in una TED. E poi ho deciso di raccontarmi e raccontarvi un'altra storia. Grazie.